Abbiamo raccolto lamponi per Alisea, quindi ghiaccioli. Ghiaccioli con della banana, yogurt, crema di anacardi tostati, lamponi e poi facciamo un'altra variante con del mango e del miele. Bene, allora da cosa iniziamo? Vai, partiamo dalle banane. Coltello, grazie. Molto semplice, dobbiamo frullarle. Più sono mature e più sarà dolce naturalmente il ghiacciolo. Bene, fuoco acceso, vai, fai tu i lamponi. Sì, lamponi. Perché spadigliamo i lamponi? Spadigliamo i lamponi perché così concentriamo un pochino gli zuccheri, non andando ad aggiungere zucchero extra all'interno della frutta che andiamo a spadellare, e quindi creerà questa sensazione dolciastra naturale. Senza aggiunta di altri zuccheri. Esatto. Metto un goccino d'acqua. Mettiamo un pochino d'acqua. Lasciamo andare, quando sono belli caldi, giriamo un pochino e via. Intanto io procedo con le nostre banane e aggiungiamo dello yogurt. Io vado un po' a occhio con le proporzioni perché dipende anche molto come piacciono i vostri bimbi, se piacciono più lo yogurt, più la banana, poi farete vari test a casa, però circa un terzo di yogurt per due terzi di banana. Tanto qua i lamponi stanno andando. Okay. Adesso quando si concentreranno naturalmente, diventeranno un pochino marmellatosi, possiamo così dire, quando raggiungeranno questa consistenza sono pronti da frullare e poi passare al colino. Io continuo con le nostre banane, aggiungo crema di anacardi tostati. Molto molto golosa, possiamo dire. È molto golosa, come sì. Piace a tutti noi. Vai. Allora, tu frulli quello, io intanto sì. Taglio il mango. Tagli il mango. Io ci sono. Allora, il mango io lo taglio così perché poi con il coltello basta fare così e cade la polpa direttamente pronta per essere utilizzata e consumata. In questo caso è molto molto maturo e quando è così maturo la pelle viene via praticamente da sola. Io recupero gli stampi dei ghiaccioli. Brava. Nel frattempo sono pronti anche i lamponi, eh. Quindi adesso io vado a inserire la banana, così gli lasciamo il tempo di solidificarsi e dopo possiamo mettere i lamponi. Va bene, allora facciamo così, tu vieni di qua. Vengo io lì, mi sposto di qui. Va bene. Perfetto, così io poi frullo qua. Ok, fatto? Fatto. Io inizio a mettere subito questi in freezer, così si solidifica un po' la banana. Ok, perfetto. Ok? Eccola qua, purea di lamponi che adesso si raffredderà abbastanza velocemente perché abbiamo fatto anche un paio di travasi. Noi adesso abbiamo fatto questo lavoro certosino, no? Di star lì a togliere tutti sì, i semini. Infatti. Cioè potete lasciarli, se volete, non succede nulla. De gustibus. Sì, decidete voi. Se avete tempo fatelo, il risultato è migliore. Se no, lasciateli, frullate. Vai, andiamo a frullare il mango. Ah, col mango abbiamo preparato anche del miele. Se volete potete aggiungerlo o meno, dipende un po' dai vostri gusti. Esatto, nell'eventualità che il mango non sia così maturo, allora possiamo consigliarvi di aggiungere un pochino di miele d'acacia. In questo caso è super maturo il mango, quindi frulliamo il mango e via. E via. Vai. Vado, frullo. Certo. Voilà. Lamponi, mango. Per il mango avrei pensato a questi stampi che sono molto carini, ma sono anche... c'è pure il mango. Ma sono anche ideali per un fine pasto, quindi non sono troppo grandi per i nostri bimbi e ci sta benissimo. Invece per gli adulti possiamo usare degli stampi di ghiaccioli tipo questi qua, che sono un po' più grossi e va bene. Importante non sforare, eh. Okay. Ok. Copriamo. E via, mettiamo in freezer. Perfetto. Metto in freezer e recupero anche i nostri ghiacciolini e la banana. Sì, che così mettiamo esatto. I lamponi e io ti direi recupera anche quelli già pronti. Sì. Perché li abbiamo fatti ieri questi qua, ovviamente c'è bisogno di farli ghiacciare. Quindi la banana adesso, stando nel freezer almeno una mezz'oretta, si è rassodata, ok? Non c'è bisogno che sia totalmente ghiacciata. Andiamo ad aggiungere il lampone.
Sì, anche perché se la banana poi si rassoda totalmente non mettete più lo steak. No, infatti, mi era già successo, quindi ricordatevi gli steak. Adesso c'è un problema, che non ne ho persi due, quindi... Sì, oglieli. No, fai così. Preoccuparti, va tutto bene, vai. No, questi li metto io nel freezer. Vai. Ok. Ok. Facciamo vedere il risultato, vai. Oh, guardali qua, che belli. E chi è l'assaggiatore ufficiale di questo bel traghetto? La chiamiamo, vediamo se l'abbiamo fatti bene. Vai, un po'. Ali. Ali, amore, vieni. Vieni, amore. Buongiorno. Ciao. C'è un bacino a papà che ti dà una bella cosa? Prego. Prova a assaggiare se sono buoni. Buoni. Com'è che sono? Sono buonissimi. Com'è che sono? Mango. Mango, quello sono il mango. Bravo amore, il mango. Bravo amore. E come potete vedere, i ghiaccioli funzionano sempre. Ci vuole qualche piccolo accorgimento, però in generale poi così vengono proprio buoni. Vi faccio vedere anche questi, con i lamponi. Eccoli qua, vedete che belli che sono. Sì. Quindi c'è la parte sopra della banana, un po' più corposa, e la parte sotto un po' sorbettata del lampone. Sono questo veramente buonissimi. Per la merenda è perfetto. Oh, mangi tu, benissimo. Intanto che vado al ristorante a preparare una nuova fantastica ricetta. Ciao, papà. Ciao. Va. Bacio. Ciao, papà. Bambino. Per preparare i ghiaccioli alla banana abbiamo frullato la banana insieme dello yogurt e della crema di frutta secca. Abbiamo messo all'interno degli stampi dei ghiaccioli fino a metà, abbiamo messo in freezer e lasciato riposare. Nel frattempo abbiamo passato i lamponi in padella con un goccino d'acqua. Abbiamo frullati, li abbiamo passati col passino. Una volta ottenuta una purea liscia, l'abbiamo versata sopra lo stampo dei ghiaccioli nel quale precedentemente abbiamo messo la banana. Rimesso tutto all'interno del freezer e lasciato ghiacciare. Per i ghiaccioli al mango invece abbiamo frullato il mango, se necessita potete aggiungere un pochino di miele, messo il mango all'interno degli stampini dei ghiaccioli e messo in freezer.